dai, dai, veloce prima che crolla il tavolo. Perché sto sto cucinando un buon gâteau e mi è venuto in mente di proporvelo come ricetta per le feste. Perché è un ottimo piatto da preparare prima e conservarlo un giorno prima in frigorifero e si fa in 5 minuti. Allora vi presentiamo il nostro gâteau veloce. Speedy gâteau. Lo speedy gâteau! Ed eccoci pronti per preparare un buonissimo gâteau di patate dell'ultimo minuto, vero Enzo? Enzo vuole il formaggio, quindi dobbiamo fare presto ad elencare gli ingredienti, giusto? Allora, innanzitutto ci occorre un purè di patate in fiocchi, perché è un purè dell'ultimo minuto, vero Enzo? Io ne userò due buste, questo lo compro alla Lidl e lo trovo molto molto buono. Un pochino, una presa di sale, del mezzo litro di latte scremato per due buste, un litro di acqua. Ci occorreranno anche un pacchetto da 10 sottilette, perché ci occorreranno appunto 10 sottilette. E io metto nel purè anche un 100 g di burro, ho questo della Deco e mi va più che bene, e poi 150 g di parmigiano reggiano. In più ci occorreranno, dillo tu, pan grattato. Il pan grattato per foderare la pirofila, pan grattato che faremo aderire alla pirofila con un po' di burro. Poi nel formaggio io qua ho un Emmental, 350 g di Emmental e un 200 g di mortadella. Cominciamo subito. Ok, ho portato a ebollizione l'acqua, come potete vedere, aggiungo un pizzico di sale e aggiungo il mezzo litro di latte freddo, diciamo a temperatura ambiente. Quindi unisco due buste del mio purè. Sto facendo liquidi per un litro e mezzo, quindi regolatevi voi con le quantità che indicano le vostre confezioni. L'importante è che di liquidi ce ne sia un litro e mezzo, in modo che la quantità di purè venga quella giusta per una pirofila. Do una rimestata veloce con una frusta, così faccio prendere tutta la polvere al liquido, quindi lascio riposare 5 minuti. Nel frattempo unisco i 100 g di burro e tutto il parmigiano. Così, adesso con un cucchiaio di legno metto giù il burro e incorporo tutti gli ingredienti. Un attimo, amore. Perché nonna mi vuole dare cucchiaiate. La nonna ti dà i colpi di cucchiaio di legno, sì, quando sei monello. Oh, mannaggia! Le nonne hanno sempre questi brutti metodi. Certo, amici di ombretta. Certo, amici di ombretta. Quindi rimestate tutto. Ma questo no, questo è il cucchiaio della mamma, non è il cucchiaio della nonna. Quello è il cucchiaio della mamma. Ma la nonna fa finta di dartele. Sì! È un mostro la nonna. No, come? Ah sì, io la stavo scherzando. Giocano ragazzi, giocano, che la nonna è il mostro e lo insegue col cucchiaio quando fa il monello. No, non pensate male, non chiamate il telefono azzurro. Bene, rimestiamo tutto. Mantecato ben bene il purè, fatto venire così abbastanza denso, prendiamo la pirofila. Con un pezzo di burro imburriamo tutta la pirofila ben bene. Ok, una volta imburrata tutta la pirofila, con il pan grattato foderiamola. Mettiamola un attimo da parte e prepariamo gli ingredienti che ci servono per farcire il nostro buonissimo gâteau. Tagliamo a dadolini l'emmental. Possiamo cominciare ad assemblare il nostro piatto. Mettiamo il purè sul fondo, appiattisco sul fondo il purè, quindi come base metterò delle sottilette, poi metto un po' di mortadella tagliata a straccetti, in modo che poi quando tagliate la fetta non viene via tutto, perché incontra la fettazza di mortadella che sempre non si taglia, è categorico e vi rovina tutta la presentazione. Quindi mettiamo un bel po' di Emmental. Secondo strato di purè, secondo strato di farcitura. Io avevo messo 3 sottilette intere da questa parte e 3 mezze sotto, ora farò alla rovescia, 3 sottilette intere da questa parte e 3 mezze sopra. Mortadella, Emmental. Ultimo strato di purè
Questo è proprio un piatto delle feste. Fatto ciò, spolverizziamo il tutto con del pan grattato e poniamo in forno per 20 minuti, mezz'ora, a 180 gradi. Io lo metto col forno ventilato. Quando la parte superiore la vedrete ben dorata e croccante, potrete staccare il forno. Io non lo servo mai in prima cottura. Cosa significa? Se lo faccio, faccio andare questa mezz'ora, poi lo faccio raffreddare completamente, poi per servirlo lo riscaldo ulteriormente, perché così la fetta tiene, nel senso il purè si compatta e quando taglio la fetta non si splatta sul piatto. Se invece lo servite in prima cottura, il calore del burro che c'è all'interno farà aprire la fetta. È buono uguale, non lo lasceranno, però da presentare non è il massimo. Quindi vi consiglio di fare una prima cottura completa, lasciarlo rassodare completamente, quindi quando dovrete servirlo rimettetelo in forno per 10 minuti con forno preriscaldato a 180 gradi e così sarà perfetto. Noi adesso andiamo in prima cottura ed ecco il nostro gâteau sfornato. Io già lo sto facendo raffreddare un pochino per poi ripassarlo la seconda volta prima di servirlo. Quindi così è la sua immagine, ancora un po' chiarino anche da appena sfornato. Dopodiché facciamolo raffreddare completamente, quindi rimettiamolo in forno per 10 minuti, giusto il tempo che si riscaldino di nuovo i formaggi e fondano, quindi usciamolo e sarà pronto per essere servito e vedrete che reggerà anche la fetta. Bene, adesso vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo dopo! Visto com'è facile fare questo gâteau, veramente ci vogliono 5 minuti, ma in realtà quanti minuti ci vogliono? 50 minuti. Ci vogliono quindi circa 45 minuti per avere un gâteau buonissimo. Bravissimo. Velocissimo, come ha detto Gabriele, un speedy gâteau da leccarsi i baffi. Certo, non sarà la ricetta meno calorica del mondo, ma sicuramente per le feste un pezzettino ci sta. Dovete assaggiarlo, come diciamo dalle nostre parti quando ci ingargarozziamo a vicenda. Devi mangiarlo. Ok, e quindi mi raccomando, se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un pollice in su, condividete, iscrivetevi alla pagina e mi raccomando, comprate i biglietti della Lotteria Italia. Sì, comprate i biglietti. No, scherzo. Passate buone feste e godetevi la tavola, ragazzi. Ok, e quindi noi ci rivediamo presto sulle vostre tavole. Ciao.